Si chiude il campionato, o almeno la regular season di AC Reale e San Luca, che si affrontano per la 34esima giornata del girone I di Serie D all'AC Galatea. La formazione di Mister De Sanso, dopo la sconfitta contro la Polisportiva Santa Maria, che non dà la matematica certezza dei playoff alla formazione acese. Il San Luca invece i playoff li ha già raggiunti grazie alla vittoria nell'ultimo turno per 2-0 contro il Rotonda. Vediamo i 22 che scenderanno in campo, padroni di casa con 4-3-3: Ruggero, Celentano, Strumbo, Scomi, Mauceri, Buffa, Cozza, Savanarola, Russo, Pozzebon, De Felice. Risponde il San Luca con il 4-2-4: Caleio, Arcuri, Fiumara, Pittola Rosa, Nirta, Nagore, Lorefice, Mammoliti, Vigolo, Carella. Arbitra la partita il signor Marco Sicurello di Seregno, assistenti Sbardella di Belluno e Ielardi di Novara. Al terzo cerca subito lo sfondamento Celentano, poi Savanarola, crossa dalla destra, arriva De Felice che si alza in cielo, prende l'ascensore con l'incornata, blocca il risultato. Gran gesto tecnico da parte del calciatore di Mister De Sanso. All'undicesimo il San Luca prova a rispondere, lancio dalle retrovie per Carella che cerca il diagonale Mancino, lo schiaccia troppo, sfiora solamente il palo. È una bella partita vivace di fine stagione tra Cireale e San Luca. Calcio d'angolo, il pallone viene messo in mezzo, il colpo di testa da parte di Nagore, parata centrale di Ruggero. Al sedicesimo Russo in buca per Pozzebon che resiste a una carica, Pozzebon in aria, prova la conclusione sulla linea, riesce Mauro Pitto a evitare il 2-0 e salva il San Luca. Ancora Pozzebon ci prova di fisico, parata bassa di Galleio. Al 23esimo c'è un calcio di punizione per il San Luca, Lorefice sul punto di battuta, sfera che termina sul fondo. Al 25esimo azione insistita alla sinistra ancora per la formazione calabrese, una finta, un'altra finta, il pallone dentro, poi c'è una deviazione, Carella prova a girarsi, viene rimpallato dalla difesa della Cireale. Dall'altra parte la formazione acese con Savanarola che prova a mettere il pallone dentro, la deviazione, poi Russo sul più bello non riesce a trovare la porta da ottima posizione. Sempre la Cireale che gioca un gran calcio, De Felice per Savanarola che prova la conclusione personale. Ancora Galleio a dirgli di no, si resta sull'1-0 alla Cegaladea quando attacca il San Luca con Vigolo dalla sinistra, mette il cross dentro, ci prova ancora Carella, la mira però non è delle migliori e alza sopra la traversa in chiusura di frazione. Maugeri riceve sulla sinistra, Galleio col piedone gli dice ancora una volta di no. Di lì a poco termina il primo tempo alla Cegaladea, 1-0 tra Cireale e San Luca. Decide fin qui il gol di De Felice, ma una partita ricca di occasioni, ricca di chance per trovare la via della rete. Partiamo col film della ripresa. Al 46esimo subito in avanti il San Luca, il pallone viene messo dentro per Nirta che svirgola però con il mancino, non trova il gol dell'1-1. Al 55esimo punizione, battuta veloce ancora per Carella che si può coordinare per il mancino, trova Ruggero sulla sua strada, l'azione prosegue ma non nulla di fatto per il San Luca. Attacca la Cireale, il lancio in avanti di Viscomi per Pozzebon, si coordina Pozzebon ed è 2-0 della Cireale. Demiro Pozzebon ci mette la firma nell'ultima giornata di campionato. Nello stretto si muove bene, poi mira dove Calleio può solo guardare il pallone, spegnersi alle proprie spalle, ci prova dalla battuta direttamente Lorefice a riaprire il match. Ruggero la riesce a deviare in calcio d'angolo, ancora San Luca, il lancio in avanti per Carella, il numero 9 se la fa scivolare sul destro, si coordina Carella, un gran gol del San Luca, ha distrutto la rete dell'AC Galatea, ha riportato i calabresi dentro la partita. Rivediamo perfetta la coordinazione, poi lascia andare un destro di rara potenza a Dano Carella. Dall'altra parte però Russo riesce in penetrazione centrale a ritrovarsi il pallone al limite, Russo inventa per Savanarola, la sterzata di Savanarola, il tentativo con il mancino, c'è Galleio sul pallone, poi arriva De Felice, la finta, la conclusione, ancora Galleio in calcio d'angolo, tiene a galla i suoi, l'estremo difensore del San Luca, qui però che gran lancio nella zona di De Felice che viene atterrato così da pelle, calcio di rigore e conseguente ammonizione per il calciatore del San Luca. Dagli 11 metri Savanarola all'occasione di chiudere il match non se la lascia sfuggire, il pallone alle spalle di Galleio, la rete che vale il più 2 della Cireale, con tanto di dedica il gol del capitano della formazione di Mister De Sanso che esulta sotto le tribune dell'AC Galatea. Arriviamo fino al 77esimo, il San Luca non si arrende, ancora un lancio dalla difesa per il solito Carella che ha il tempo di coordinarsi, qui schiaccia troppo il mancino e lo mette
al lato, si arrabbia con se stesso Carella, poi si attiva il neo entrato Bamba, qui la sua azione personale, ci sarebbe lo scarico per due compagni, lui decide di far tutto da solo, il suo gran mancino e la parata di Galleio che mette in calcio d'angolo, ancora Bamba al 78esimo riesce a riconquistare il pallone sulla tre quarti, si lancia verso la porta di Galleio che col piedone evita guai peggiori alla propria porta. Siamo ormai nella finale di match tra Cireale e San Luca, di lì a poco soltanto il triplice fischio all'Ace Galatea termina la regular season di Cireale e San Luca, ma non il loro campionato, perché entrambe si qualificano ai playoff. Il San Luca affronterà la Gelbison, la Cireale una tra CR Messina ed FC Messina. Un cordiale saluto amici della Wii Sport e alla prossima.